L'agitazione degli agricoltori italiani è arrivata a Bruxelles a seguito delle manifestazioni tedesche e si è espressa anche con gesta eclatanti. Le preoccupazioni del mondo agricolo riguardano la politica agricola comune, PAC, e il Green Deal, ma riguardano anche l'obbligo di mantenere il 4% dei terreni coltivabili incolti. In Italia si parla anche della proroga degli sgravi IRPEF e della tutela del Made in Italy. Il dissenso è stato espresso anche contro la decisione di importare prodotto agricolo da paesi con regolamenti diversi, spesso meno tassativi, e la stessa tassazione, incluse le accise. Gli agricoltori italiani, riuniti nel CRA, Comitato Agricoltori Traditi, si sono quindi uniti alla protesta nel voler difendere l'agricoltura, i territori, il lavoro e le piccole imprese contro le importazioni, i sindacati e le grandi confederazioni agricole. Agricoltura e pesca vengono spesso viste a braccetto, due mondi diversi riuniti sotto gli stessi problemi. La preoccupazione dei pescatori viene toccata dalla politica europea che intende dare spazio al prodotto ittico proveniente da paesi extraeuropei a discapito del prodotto ittico italiano, favorendo aree dove la pesca non subisce le stesse restrizioni per il pescato e per il mantenimento della risorsa. In entrambi i casi, agricoltura e pesca, non si deve dimenticare che spesso, troppo spesso, le condizioni di lavoro al di fuori dell'Unione Europea non tutelano allo stesso modo i lavoratori. I lavoratori non hanno sempre le stesse forme di tutela in questi due settori, agricoltura e pesca. Il rischio di attingere prodotto al di fuori dell'Unione Europea è quello di sfruttare le risorse della terra, del mare e gli stessi lavoratori. In questo contesto di protesta del mondo agricolo sappiamo che alcuni pescatori di Chioggia avrebbero voluto unirsi alle manifestazioni in solidarietà ai loro colleghi agricoltori, unendo il loro disappunto per l'aumento costante del carburante che sembra la prossima settimana avrà un'impennata. Non si è trovato un accordo all'interno della marineria clodiense per dare un appoggio concreto alla manifestazione, ma è certo che anche tra i pescatori ci sono molti rantoli di insoddisfazione. Da Stor 23 Intimo e Corredo fino al 5 gennaio trovi la Fiera del Bianco. Favolosi sconti sulle calde trapunte e le eleganti lenzuola, sui soffici plaid e sui morbidi pigiami. Approfitta degli sconti irripetibili alla Fiera del Bianco allo Stor 23 Intimo e Corredo, Viale Venezia 3, Sottomarina.